Ciao a tutti e bentornati su 5 Ranker. Nei lunghi mesi di lockdown, quando eravamo costretti a rimanere lontani da amici e parenti, c'era soltanto lei a farci compagnia, la televisione. Ci ha fatto passare il tempo quando eravamo in casa 24 ore su 24 e ci aiuterà anche se, Dio non voglia, ci dovesse essere un nuovo lockdown. O comunque in generale, non volendo pensare in maniera così negativa, si sta avvicinando l'inverno e si sa, con le giornate che diventano sempre più brevi, cala anche la nostra voglia di avere una vita sociale, di uscire, e quindi preferiamo trascorrere molte serate fredde e piovose al caldo, sotto la nostra coperta, sul nostro divano, con delle schifezze o magari una tisana e in generale davanti alla televisione, con un buon film. In questo quadretto, quindi, la televisione ricopre un ruolo fondamentale, quindi non può essere una qualunque, ma deve essere scelta attentamente a seconda delle proprie esigenze. Per questo, in questo video, andremo a vedere quali sono i 5 migliori televisori in commercio nel 2020 per tutti i gusti, tutte le esigenze e tutte le tasche. Bene, se volete dare un'occhiata a questi televisori, valutarli un po' per scegliere quale acquistare, vi ricordo che ho lasciato tutti i link di affiliazione in descrizione. Ma adesso, cominciamo sul serio! Primo in questa lista non potevo che inserire quel televisore che secondo me è perfetto per i cinefili, e cioè è particolarmente indicato per tutte quelle persone che amano i film e soprattutto amano goderseli nel caldo della propria casa, sulla comodità del proprio divano. Però vedere due o anche tre film di fila, e chi è un vero cinefilo come me sa benissimo che questo è assolutamente normale, potrebbe affaticare un po' i nostri occhi, farci venire il mal di testa. Per questo bisogna scegliere il televisore più giusto per questo tipo di esigenza. Che abbia quindi uno schermo che possa essere visto anche al buio senza arrecare troppi danni alla nostra salute. Per questo ho pensato che questa televisione fosse la scelta migliore proprio per questo uso, perché gode anche della tecnologia OLED che consente quindi alle immagini di essere più nitide, più chiare e soprattutto di mantenere i colori naturali, che è molto importante se si guarda la televisione al buio. Inoltre si presta veramente a tutto e a connessioni con tutto pur di permettervi di vedere i vostri film preferiti in pace. No, no, non sto scherzando, elencatemi pure le piattaforme su cui preferite guardare i vostri film e vedete che questo televisore le supporta. Netflix, Amazon Prime Video, Chili, Now TV, Infinity, Disney Plus, YouTube, Rakuten. Devo continuare? Alcune di queste neanche le conoscevo, accidenti. Insomma, devo proprio dire, sarebbero soldi ben spesi. E da quel momento in poi, addio vita sociale. Benvenute serate relax. Il secondo televisore che vi suggerisco invece è un televisore che per il proprio schermo sfrutta la tecnologia di cristalli liquidi con Quantum Dot. Che da spiegare è un po' complicato, però in sostanza è una delle ultimissime tecnologie in fatto di schermi. L'idea in sostanza è quella di raggiungere un'immagine che sia il più possibile vicina alla realtà, come se quindi noi non stessimo guardando quello che accade attraverso uno schermo, ma lo stessimo guardando come se fosse vita vera, come se noi fossimo all'interno dell'azione stessa. Ha senso, no? Ovviamente ha tutte le funzioni tipiche di un televisore che si rispetti, però è particolarmente indicato se siete amanti delle ultimissime scoperte tecnologiche e in generale se siete amanti della perfezione nel colore, la nitidezza delle immagini e immagini che siano il più vicino possibile alla realtà. Il prossimo televisore sulla lista è un televisore normale. Non ha niente di speciale, ma allo stesso tempo non ha niente da invidiare agli altri. L'ho scelto perché secondo me è il migliore in merito al rapporto qualità-prezzo. E il televisore è perfetto per chi non vuole spendere cifre da capogiro, ma allo stesso tempo vuole avere un televisore di qualità, che faccia tutto quello che deve fare. Per lo schermo sfrutta la tecnologia LED e inoltre è possibile connetterlo a qualunque piattaforma streaming di quelle che abbiamo visto per il primo televisore. È anche piuttosto grande, stiamo parlando di 43 pollici e per il prezzo che costa è veramente un affare.
Insomma, se non siete persone che sono ossessionate dalla televisione, se la guardate soltanto un paio di ore al giorno o la guardate con distrazione, o se avete bisogno di un televisore magari per la vostra casa al mare o per la cucina, che è una stanza che di solito è sempre molto rumorosa, nessuno guarda mai la televisione con attenzione o è piena anche di vapore, direi che questa è la scelta più giusta. Se invece siete persone che sanno il fatto loro, persone che amano le cose fatte bene, le cose fatte in grande, insomma, se per voi le dimensioni contano, questo allora varrà anche per la TV. Se siete persone che vogliono avere un televisore che domini la stanza in cui si trova, allora la vostra scelta dovrebbe ricadere su questo televisore qui. E qui, signore e signori, parliamo di qualcosa come 75 pollici, quindi direi proprio un signor televisore. Il tutto poi ha un prezzo che non definirei proprio basso, ma è sicuramente abbordabile considerando quello che si sta acquistando con le caratteristiche che esso possiede. Se proprio vogliamo trovare un difettuccio a questo televisore è che la resa in HDR è un pochino limitata, quindi magari questo potrebbe essere un problema per chi gioca online, per esempio, quindi deve fare attenzione allo schermo in ogni millisecondo. Altrimenti è un'ottima TV. E dulcis in fundo ho lasciato il mio preferito, un televisore che, se qualcuno non è molto attento, potrebbe essere tranquillamente scambiato per un'opera d'arte. No, sono seria, guardatelo e ditemi voi se vi sembra un televisore o no. No, vero? Lo so, è geniale. Questo televisore secondo me è perfetto per chi ama le opere d'arte e in generale vorrebbe che il proprio televisore fosse non soltanto funzionale, ma andasse anche a dare un tocco di design e di eleganza alla stanza. In sé per sé è un televisore di tutto rispetto, che ha tutte le connessioni necessarie, uno schermo da 50 pollici, una tecnologia QLED per lo schermo che quindi consente di avere immagini più ricche e soprattutto realistiche, eccetera eccetera. Ma la vera particolarità sta nel fatto che al vostro comando smette di essere una TV e si trasforma in un quadro. Infatti, grazie ad un cavo praticamente invisibile, è possibile appenderla alla parete e da quel momento diventerà ufficialmente un quadro. Tra l'altro è anche possibile cambiare la sua cornice. Ce ne sono tre intercambiabili di tre colori diversi, marrone, bianco e beige. Grazie all'Art Mode lo schermo è personalizzabile, udite udite, con le opere d'arte dei più importanti musei e gallerie del mondo. Insomma, potete trasformare il vostro salotto in una sala degli Uffizi o del Louvre. Pensate all'invidia dei vostri amici. Bene, questi erano secondo me i 5 migliori televisori per tutti gli usi, tutte le tasche, tutte le esigenze in vendita nel 2020. Fatemi sapere qual è quello che voi preferite. Il mio è quello che sembra un'opera d'arte. Se poi acquistate il vostro nuovo bel televisore e non sapete cosa guardare, allora vi ricordo di dare un'occhiata al video che ho realizzato in cui vi mostro quelle che secondo me sono le 5 migliori serie TV su Netflix da vedere assolutamente. Come sempre il link lo trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. Inoltre vi ricordo di passare anche a seguirmi sui social, su Instagram e su Facebook. Vi basterà cliccare direttamente sui link in descrizione o cercare FiveRanker. Io vi saluto e vi aspetto prestissimo qui su YouTube per un altro video. Ciao!